Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe. Ciao. Allora, eravamo stati qui di giorno, non so se riconoscete dove siamo, è difficile col buio, però questa è come si presenta l'area ex Lebole di notte. E, tra l'altro c'è un lampione dentro che sì, è leggermente acceso, lo vedi? Adesso ce lo fate. Lo vedo. Vedi quella luce? Sì. Infatti stavo guardando se era andato plano una stella, ma poi tutto nuvolo, è proprio il lampione. Di notte è ancora più lugubre, ovviamente. Esatto, però logicamente. Questa è la nostra area ex Lebole, in attesa della famosa riqualificazione, in attesa della famosa nuova viabilità che sconvolgerà quest'area. Noi eravamo stati qui di giorno per sottolineare come col buio questa è una strada veramente pericolosa, perché non c'è una luce. Abbiamo visto prima uno in bicicletta che ha rischiato, rischia tanto. Hai rischiato anche te di metterlo sotto? Sì, perché non si vede. Non si vede perché poi anche hai contro i fanali delle auto che vanno sul raccordo. Sul raccordo, esatto. Specialmente stasera, perché la strada è bagnata, non vedi niente. Non vedi niente, quindi è molto pericoloso. Quindi sia per chi va in bicicletta, è ovvio che ovviamente chi va in bicicletta o va a piedi... Quello era anche senza fanali, eh? Sì. Dovrebbe mettere anche quel giubbotto, esatto, catarifrangente. Quindi non avere giubbotto, né fanale davanti, né fanale di dietro. Non lo fanno in tanti, oppure avere un altro... In effetti, luce. Come vedi, tu sei in macchina, sì, viaggi nel senso... Direzione opposta. Lebole. Rispetto al raccordo. Non vedi niente, perché le macchine di sopra viaggiano, esatto, logicamente con le mezze luci, esatto, che mandano luce verso il basso, e quindi è come tu avessi una serie di fari alti che ti illuminano gli occhi, non vedi niente. Tra l'altro mi facevano notare che uno dice, vabbè, ma chi è che viene a piedi in questa strada? No, no, ci vengono. Ci vengono anche perché qua vicino c'è la stazione di Pescaiola, ad esempio, dei treni. Qui, poi c'è il sottopassaggio che ti porta in bicicletta a piedi, ti porta proprio in Pescaiola, esatto, che esci proprio lì a passaggio di Pescaiola. Poi c'è questo centro commerciale che è grandissimo, in sì, più adesso è stato aperto quel supermercato, supermercato molto Costin, molto frequentato. Quindi ci vengono a piedi anche, ci vengono in bicicletta, no, quindi è veramente pericoloso, quindi bisognerebbe che mettere qualche... Qui la competenza di chi è? Comune. Sempre comune. La strada comune. Dato che... Vabbè, no, dentro, là, no, la, privata, lampione privato. Però so perché il lampione pubblico, però. La strada privata e il lampione pubblico. No, privato. È privato anche il lampione? Sì, qui tu dici che pagano l'elettricità per questa lucina qui? Ma sei sicuro che illuminato non ci riflette qualche luce della ferrovia? Potrebbe, solo lì però riflette. Mi sa. Può darsi, vabbè, comunque. No, la luce non c'è. Comunque, la luce qualcosa. Non c'è, la luce non c'è, però la luce servirebbe qui fuori. Penso proprio di sì, penso proprio di sì. Non soltanto la luce, ma sicuramente anche, non so adesso come verrà rifatta la strada e in che tempi, se la faranno la vedo o no. Ma se questa strada deve rimanere così, sicuramente ci vorrebbe anche una barriera frangiluci, in modo tale che la gente non sia abbagliata da queste luci che, delle macchine che passano di sopra. Quindi una piccola barriera che eviti di avere negli occhi continuamente questa fila di macchine interminabile che passa, perché logicamente, essendo raccordo autostradale, questo è molto frequentato. Insomma, occorre proprio per una questione di sicurezza mettere delle luci qui. Penso proprio di sì, perché poi anche il raccordo, sì, vedi la parte lì dove c'è l'illuminazione sul raccordo, in effetti fa luce anche di sotto, quindi illumina anche di sotto. Basterebbe allungare i lampioni sul raccordo, magari metterlo anche a doppio braccio, in modo tale che venga anche la luce di sotto. Perché insomma così è veramente completamente buia, veramente ed è veramente pericolosa. Ve l'avevamo detto di giorno, adesso ve lo diciamo anche di notte. Tra l'altro di notte, col buio insomma. Tra l'altro, se mi permetti, non è per dirci bravi, però credo che siamo l'unica televisione che va in giro con l'oscurità. Tra l'altro, mai vista Arezzo, no, anche no, le zone periferiche a quest'ora, insomma a ore che non c'è il sole. Quindi ditti bravo, bravo Beppe. Allora, bravo Fabio. No, vabbè. È giusto far vedere, perché qui non si vede mai niente, no? È vero. Invece noi stiamo girando, anche visto che eravamo in Via Giusti ieri, siamo in zone dove magari ci si passa tante volte, però non sempre hanno la giusta attenzione. E allora, da questa strada completamente buia e pericolosa, con le luci che ti vengono addosso, chi andasse a piedi o in bicicletta rischia. E quindi insomma occorrerà, in attesa che venga fatto il grande progetto, mettere perché qualche punto luce. Non solo, non c'è neanche marciapiedi. Non c'è neanche marciapiedi, bravo. E lateralmente sono buche piene d'acqua, quindi buche piene d'acqua. È un problema. È un problema, sì. E pure di aziende ce ne sono tante. Esatto. Ciao. Ciao a tutti.